Ah belli, bentornati su Officina del Pilota, come state? Cioè, mi vedete come sono gasato? Sono qui, in altura, a parlarvi della Fiesta ST 7,5. Una macchina veramente bella, a mio avviso va veramente forte e soprattutto ha un carattere. Ed è raro trovarlo oggi, quindi dai, questa recensione sarà piena di emozioni. Che bello! Non perdiamo tempo, andiamo a provarla. A bordo della bellissima Fiesta ST, la posizione di guida è la prima cosa che ti colpisce, perché innanzitutto i sedili Recaro sono uno spettacolo, bellissimi, anche con il logo ST dietro, e avete una possibilità, e anche questo è raro su una macchina del genere, di regolazione incredibile. Quindi il volante lo regolate in altezza, in profondità, e anche i sedili hanno un sacco di regolazioni. Una domanda che mi sorge subito spontanea: come mai hai preso questa macchina e magari non la nuova? Allora, diciamo principalmente per il 4 cilindri. Centralina Revo, aspirazione Revo e scarico Miltec, tutto diretto. E come suona? Incluso il downpipe. Unito al motore che spinge veramente bene, c'è il cambio che ha dei rapporti fantastici, ma senti come tira, ha una rapportatura bellissima, quindi vi fa stare sempre la macchina in coppia. Insomma, già dai primi metri avete capito che io mi sono innamorato di questa Fiesta ST. L'avete capito, il motore spinge veramente forte, anche perché è un 1.6 turbo e nasce con 182 cavalli. Magari direte, non troppi. Ok, però sentite qua. La velocità massima di questa macchina è di 220 ed ha 290 Nm di coppia erogati a 1900 giri grazie al turbo con overboost a 1.4 bar. E a differenza della Clio, pensate un po', Ford la faceva solo ed esclusivamente con il cambio manuale, 6 marce, veramente con dei rapporti cortissimi, e l'avete sentito nel video, è sempre in coppia. Questa macchina non finisce mai di tirare. Ancora meglio poi l'esemplare mappato Revo, è un bacio, è un bacio. L'ammortizzatore è stock e ha solo una molla. Vi deve far capire che la Fiesta ST ha un telaio incredibile, e questa è una cosa oggettiva, molto simile a quello della Clio. Mi sembra anche un pochino più rigido, magari in un'altra strada, ma come vi entra sulle curve questa macchina e come esce, mamma mia, è divertentissima. Visto che siamo in discesa, parliamo anche un po' di freni. Questa macchina non ho mai capito il perché, nasce con un impianto monopompante e io sono andato a installare solo dei tubi in treccia EBC che hanno, diciamo, migliorato leggermente la frenata, ma per i cavalli che ha, secondo me potrebbe comunque fare di più. Mamma mia, come viene? Un peso così ridotto e una cavalleria di tutto rispetto, perché comunque questa quanti cavalli ha? Con la 95 ottani ho 235 cavalli, mentre se switcho la 100 ottani arrivo a 2,55. Ragazzi, questa è una macchina... Oh, è bellissima. Grazie, grazie mille. C'ha una potenza che è assurda, ma non è tanto la potenza in sé, è la leggerezza, è come la macchina entra in curva. Sì. Non è una macchina che vi fa focalizzare sul motore, solo e esclusivamente sul motore, come potrebbe essere Fiat Coupe. Qui è... bella a 360 gradi, e quindi non è che vi godete solo il motore solo sul dritto, ve lo godete sempre, ma vi godete tutto, dallo sterzo molto diretto al cambio, alla dinamica di guida, al culo che è molto, secondo me, in situazioni un pochino più veloci, divertente. Sì. Questa secondo me è una macchina che anche se a trazione anteriore scodinzola. La goduria di questa macchina. Buttate là
terza, seconda, entrate in curva. A metà curva volete un po' di pepe, un po' di gusto, lasciate il gas. Raga, il culetto parte, va da una parte, il muso da un'altra, e siete solo voi a controllarla. È ovvio, ci sono i controlli, ma chi è che guida in montagna con i controlli? Questa è una cosa bellissima che ormai non si trova più. E sapete una cosa? Qui non ci sono tasti Sport, Sport Plus, Sport Plus Plus. No, qui è vero, ci sono i controlli, però ormai è entrato di moda anche troppo l'inserimento, l'adozione di questi tasti. Allora, se metto Sport si indurisce un pochino il volante, se metto Sport, Sport si indurisce l'assetto. No, a parte che qui l'assetto è pressoché originale, ha solo una molla, ma qui c'è tanta meccanica. Basta pensare allo sterzo. Qui il rapporto di demoltiplicazione dello sterzo passa da 14,1 della Fiesta normale, che anche quella è uno sterzo bellissimo, diretto, a 13,7 a 1. Qui non si tratta di mettere uno sterzo elettronico standard della macchina utilitaria per andare a fare spesa e indurirlo elettronicamente. Qui c'è un'azione meccanica, e questo è bello, bello vedere queste cose al giorno d'oggi. In realtà qualche anno questa macchina, e lo sapete, però è bello, è bellissimo. Brava Ford, brava Ford. L'impianto frenante quattro pompanti serve. Dopo un bel po' di tirate, e fidatevi che gliel'abbiamo fatta, la performance del motore non è scesa. Com'è possibile questa cosa, Monti? Qualcos'altro non mi ha detto? È intercooler maggiorato della Airtech, perché comunque di serie non è maggiorato come l'ST200, e quindi sono andato a installarlo subito, diciamo. E con la mappa Revo si comporta veramente bene. Insomma ragazzi, tra le varie hot hatch che ho provato, quali la Clio, la Punto, la Swift, questa è quella che mi ha dato qualcosina in più a livello di divertimento di guida, per la perfetta intesa tra motore, assetto, telaio, freni, no, quelli no. Però devo dire che anche esteticamente è bellissima, con questo rosso poi... Cavolo di tenuta! No, vabbè ragazzi, è da un po' che guido qualche macchina, queste piccole incazzate, eh? La peggiore non l'ho guidata, ma questa sì. È tutto sotto controllo, e tutto quello che volete far fare alla macchina, lei lo fa. Cambio veramente ben fatto, e è lo sterzo che è la cosa più bella. Cioè non è quella cosa che rimani, ma io potevo andare... No, con questa macchina, anche se non dai il massimo, rimani felice. È per quello, secondo me, che la paragonano alle auto vecchia scuola. Bravissimo. Perché bravo. Così tu magari non farai il miglior tempo del mondo in pista, no. Ma chi se ne frega. Bravissimo. Tu scendi che c'hai il sorriso. Esatto, esatto. E ragazzi miei, ste cose ormai sulle auto nuove non le trovate, eh? Le trovate veramente perfette. Un'auto perfetta, un'auto che in pista va benissimo, ma con la perfezione ci fate poco. Poco. È meglio una macchina magari in curva vi dà quel brivido che magari sottosterza o sovrasterza, perché questa veramente c'è un culo molto bello, o una macchina con un'anima, con un carattere. Questa ha un carattere, e da un po' che non lo vedevo. Auto sempre più perfette, ma sempre con meno carattere. Ragazze bellissime, che ci fai molto poco. Nei cambi di direzione la sentite che veramente sa il fatto suo, eh? Brava Ford. Ora sono curioso di provare quella nuova, ma questa... Prova a tirare tutto e premi la frizione e rilascia.
che dici? Sì, sì. Che uscita di curva, signori. È proprio revo. Revo a questa cosa, capito? Quando comunque superi 4000 e premi la frizione, lasci, ti dà quella cosa che senti lo scarico borbottare, bam 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 bam. Cioè, capito? Botti, cioè terza guerra mondiale, cioè, capito? Ma voi, non so, ve lo ricordate quel periodo che era intorno al 2010-2013? Che c'era questa, la Clio RS che abbiamo provato, fantastica, la trovate sul canale, e la 208 GT? Ma che periodo era? Tutte le testate giornalistiche dicevano che la Fiesta ST era la più bara con le ruote, o comunque la macchina che si avvicinava di più a quel periodo, dove la 1 Turbo e la Renault 5 GT Turbo si davano certi cazzotti ai semafori, che, raga, non averlo vissuto perché sono troppo piccolo, fa male, fa male. Però ritrovare quello spirito, ovviamente molto più addolcito, in chiave moderna, cavolo, è figo! Insomma, belli, spero che questa prova vi sia piaciuta. Io ho letto i vostri commenti, ovviamente, sotto i vari video, e volevate più tecnicismi, spero di avervi accontentato, e spero di avervi accontentato migliorando diverse cose che mi avete suggerito. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti quello che pensate di questo nuovo stile. Mettete un like e iscrivetevi. Raga, la cosa dei commenti è la cosa più importante per me, perché così mi aiutate a migliorare sempre di più, e migliorando sempre di più vi porto contenuti che magari vi aggradano. O fatemi sapere davvero quello che ne pensate. Questa macchina è un bacio, è bellissima. L'unico difetto sono questi cavoli di freni, che wow. Ma dove l'hanno provata questa macchina? A Nardò, che non si deve frenare? Cioè, raga, date due tre staccate il pedale, pa, vi arriva veramente sul tagliafiamma. Dai, non si può. Dotti, quattro pompanti, tubi in treccia, già li hai, un buon olio, e vedrai che le staccate al limite con questa bellissima macchina ce le fai, anche perché il telaio è pazzesco. L'assetto, anche se è originale, oh, veramente va bene, va bene. Però magari, non so, è tanto bassa. Io un assettino, un bel Bilstein, ce lo metterei. E per il resto, raga, è perfetta, è perfetta. Bravo Dotti, ottimo lavoro, grazie che siete arrivati fino a questo punto, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!